Piste ciclabili a Cagliari, quanto di sfida lanciato, almeno per il momento non raccolto, almeno di persona, dal sindaco Truzzu. A lanciarlo Ettore Businco, ex assessore alla viabilità del comune di Cagliari, molto critico su questa nuova pista ciclabile soprattutto. Beh, in generale su quasi tutte le piste ciclabili, in particolare sulla ripresa delle piste ciclabili, perché come sotto gli occhi di tutti stiamo parlando di piste inutilizzate, praticamente quasi da nessuno, neppure dai ciclisti più convinti, perché pericolose. Sono piste pericolose perché sono state costruite e realizzate in contiguità con i parcheggi, cosa sconsigliatissima nelle zone della città ad alta intensità di traffico. Il sindaco ha detto: io non posso bloccare comunque la realizzazione delle piste ciclabili perché sennò dovrei mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Sì, lo so, ma io sono sicuro che il sindaco rivedrà questa sua posizione. Peraltro gli è stato suggerito di far rimodulare il progetto, perché i fondi europei PON destinati al finanziamento di queste piste ciclabili possono essere utilmente reindirizzati verso altre piste ciclabili in luoghi più adatti della città di Cagliari. Inoltre, se c'è qualche penale da pagare alle imprese, che giustamente hanno vinto l'appalto, ma che si paghi questa penale. Ma non si può continuare a realizzare delle opere che sono obiettivamente inutili e pericolose per la città di Cagliari. Anche questa nuova di Via Liguria? Questa soprattutto. Abbiamo raccolto le lamentele di tutti i commercianti di questa zona, degli automobilisti, degli studenti, perché la riduzione ad una sola corsia di una strada così importante, che costituisce praticamente l'afflusso verso i quartieri di Smirrionis, è stata un vero e proprio, tra virgolette, crimine nei confronti della cittadinanza. Adesso quindi che fare? Anche perché in tutte le città europee le piste ciclabili sono ormai di casa da anni. Sì, ma le piste ciclabili nelle città europee vengono realizzate in luoghi che sono idonei alla realizzazione. Qui a Cagliari abbiamo delle sezioni stradali già molto limitate, e limitarle ulteriormente con la realizzazione di piste, ripeto, inutili perché poco o nulla utilizzate, secondo me è una cosa sciocca. Nel caso in cui il comune dovesse però pagare delle penali, come lei suggerisce, le pagherebbero i cittadini. Sì, è vero, ma così come stanno andando le cose, mi pare che le penali le stiamo pagando ugualmente, perché il traffico è aumentato, l'inquinamento è aumentato, i tempi di percorrenza sono aumentati, abbiamo un danno dei commercianti, quindi praticamente qui abbiamo delle penali, come posso definirle, sommerse. Adesso in agenda c'è anche la realizzazione di corsie ciclabili nella zona di Montemisi. Mi vengono i capelli dritti solo a pensare alla realizzazione delle piste in via della Pinetta. Si parla addirittura di una doppia pista bidirezionale in direzione Poetto, che è in una delle strade più dove si registra la maggiore incidentalità a Cagliari. Quindi penso che quella sia veramente, supererà probabilmente anche il danno e il disagio che stiamo provando qui in via Liguria. Via della Pinetta sarà veramente un danno grave. Lei comunque, quando è stato assessore, ha portato avanti dei progetti comunque in tal senso sulla mobilità sì, sostenibile? Sì, io credo nella mobilità sostenibile e a scanso di equivoci sono anche un ciclista e credo nella ciclabilità. Penso che a Cagliari siano state realizzate delle piste molto utili, molto belle, quella del Poetto e quella di Susiku, che sono appunto realizzate in luoghi idonei. Quando ero assessore al traffico avevo realizzato un parcheggio di scambio via Santa Gilla, che dopo averlo pubblicizzato ampiamente sui media, che avrebbe consentito a chi arrivava fuori da Cagliari di poter parcheggiare, lasciare l'auto ai margini della città e poter essere accompagnato nel pubblici. Centro di città da un mezzo pubblico convenzionato col comune. Ebbene, dopo un anno e mezzo di totale inutilizzo di questo parcheggio l'ho dovuto chiudere per evitare di pagare io dei danni. Oggi, in un'ultima battuta, Businco, la protesta da ex assessore comunale, prossimi passi? Ma io credo che il sindaco adesso si ravveda, perché come minimo rimoduli questo progetto, faccia rimodulare questo progetto, glielo chiedono i suoi elettori, ma non solo, glielo chiedono anche gli elettori di centrosinistra, quelli che non lo hanno votato ma che speravano in lui perché potesse rimediare una sciocchezza fatta da suo predecessore.